Buon pomeriggio, ben ritrovati amiche ed amici di Telemelito, che ci vedete e ci ascoltate con qualunque mezzo possibile via web o anche in televisione. Oggi ottava giornata di campionato di prima categoria, ottava di andata. La capolista Borgo Grecanico Melitese affronta il Bianco. Una giornata che ha accolto le due squadre proprio piovendo, quindi una pioggia incessante che è cominciata proprio prima, già dalle 14 è cominciata a piovere forte, ha dato anche qualche problema alla nostra postazione. Dobbiamo dirlo, non possiamo fare a meno di dirlo, e magari lo continueremo anche dopo, perché non è possibile questa situazione per una cittadina come Melito Porto Salvo, cioè quella di avere un terreno di gioco così importante come quello di Melito, che ha visto qui giocare squadre di categoria come la Serie D, con una tribuna ben fatta rispetto al resto degli altri campi della provincia di Reggio Calabria, ma che non ha una tribuna. È una cosa davvero scandalosa, è una cosa che bisogna affrontare immediatamente. Le squadre sono scese in campo e sono pronte per l'inizio di questo incontro. Agli ordini dell'arbitro Idone Giovanni Luca, il Borgo Grecanico è la prima in classifica dopo 7 giornate, e il Bianco invece viaggia nelle zone medio-alte della classifica, se così si può dire. Siamo ancora però all'inizio, il pubblico sono soltanto dei piccoli eroi. Che sono venuti a vedere questo incontro, perché piove davvero, possiamo contarli in pochissime, proprio decine di persone, proprio degli eroi ai quali dare una medaglia. Purtroppo, lo ribadiamo, questa situazione della mancanza di una tribuna è davvero scandalosa per Melito. E intanto passiamo il microfono al maestro del giornalismo, Domenico Salvatore. 30 secondi nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, è sempre 0-0 tra Borgo Grecanico Melitese e Bianco nell'ambito del campionato di prima categoria Girone D Calabria. E Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione, vi riferisce su questa partita insieme al nostro collaboratore Ivano Verducci, ben ritrovato. Per le formazioni dell'arbitro, ovvero per il tabellino, a lui il microfono. Borgo Grecanico Melitese gioca con Leonardi, Mangiola, Martino Annunziato, Marino, Nucera, Ubinna, Mallimaci, Tripodi, Manganaro, Tripodi, Lorenzo e Foti. In panchina Falcone, Antonio Martino, Sgro, Zaccone, Iamonte, Gurneri, Giuseppe, Candito, Principato e Scaramuzzino. E poi mister Cormagi, naturalmente tutti i dirigenti della squadra melitese, Gurneri, Paolo, Marrari, Pellicone, Suraci e via discorrendo, inutile citarli tutti sempre. Il Bianco invece gioca con Cotroneo, Versace, Placanica, Maviglia, Oppedisano, Siciliano, D'Agostino, Ventimiglia, Morabito, Commisso e Ivanenko. In panchina Zangari o Zangari, Mazzitelli, Galluccio, Gurecheru, Trimboli, Romeo, Perre, Barbaro e l'altro Trimboli. Il dirigente è La Neve, il mister è Frasca, poi troviamo anche Versace e Cavallo. A te Domenico. Hai parlato di Frasca, ma si tratta del vecchio Deus della difesa della nuova Melito, targata Fratelli Spinella, nel campionato di eccellenza regionale, Silvio Frasca, uomo di punta, quindi ritorna sul Maro Simone, con la differenza che allora si giocasse in un campo di patate, mentre oggi su un tappetino, sia pure artificiale. In effetti Frasca ha ricordato
Abbiamo scambiato qualche parola prima dell'inizio, ha ricordato proprio quei tempi in cui proprio mi faceva sorridere, nel senso che diceva che il piede addirittura affondava in quel terreno di gioco. Dice, si lamentava come dobbiamo in effetti lamentarci noi, anzi domandava il perché nessuno ha mai fatto, diciamo, tra virgolette, una battaglia. Dice, avete un campo, un terreno di gioco così importante e così bello sotto un certo punto di vista, perché anche loro ancora giocano in quei campi in terra battuta. Dice, non avete la tribuna, come mai non si fa una battaglia? Cosa ci vuole? Cioè una misera tribuna per agevolare la presenza dei tifosi in campo per merito Porto Salvo. È veramente scandaloso. Divisa giallognolo verdastra per i padroni di casa alla sinistra dei nostri teleschermi e bianca-azzurra a strisce verticali con pantaloncini e calzettoni neri per il bianco. Sì, è la stessa divisa che ha utilizzato domenica scorsa a Pellaro contro la Propellaro, a Bocale contro la Propellaro, il Borgo Grecanico. Io la chiamo, mi piace chiamarla fosforescente. E devo dire che comunque un po' si confonde con quella dell'arbitro, e questa è una cosa che non dovrebbe avvenire, cioè l'arbitro avrebbe forse potuto mettere, non lo so, comunque non sono simili, non sono uguali, però è un problema secondo me questo da dover affrontare magari in seguito per il Borgo se continua a mettere questa divisa. Bianco-azzurra, dicevi, per il bianco ricorda molto quella del Pescara, anche perché o del Porto, ma i pantaloncini neri fanno la differenza con quelle due squadre che avevo appena citato. Il direttore di gara è Giovanni Luca Idone, direttore di gara di promozione. Sì, è un ragazzo, è un giovane di belle speranze che potrebbe, attenzione all'attacco del Borgo, Marino, destro, sinistro, e ora poi colpisce con il destro, la palla però va a finire di poco fuori, prima azione del Borgo Grecanico al quinto minuto quasi, con Marino che prova, ma il tiro era troppo debole. Prima palla gol per Ciccio Bomba, che ha tirato di prima intenzione ma non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Sì, dal sinistro se l'è portata sul destro, ha colpito, ma il suo tiro, ripeto, era troppo debole e comunque non ha dato alcun problema a Cotroneo, che è l'estremo difensore del bianco. Le squadre si cominciano a studiarsi, vediamo l'evolversi di questo incontro tenendo conto che l'acqua e il tempo condizionerà l'incontro. Sì, gli attaccanti cominciano a roteare intorno alla tre quarti alla ricerca del famigerato Pertugio per fiondare a rete. Sì, si comincia in questo senso, e da notare l'ennesima formazione differente che appronta mister Cormaci. Anche oggi delle novità dall'inizio: vi sono Foti e Tripodi Lorenzo che sono stati preferiti, ecco, se così si può dire, a Nunzio Martino, ma anche a Sgro, che è un altro dei titolari, lo era, Iamonte, anzi dico di Antonio Martino, giustamente dei titolari di un tempo, ma come specificava bene Cormaci, tutti in questa squadra sono titolari, chi si allena meglio gioca. A te Domenico. Marco Giampaolo, quando era allenatore del Milan, ribadiva che il calcio non sia una scienza esatta, in ogni partita va in onda una scuola di pensiero, una filosofia di vita. Il catenaccio alla Paronne Reo Rocco, la zona mista alla Gigi Radice Giovanni Trapattoni, il calcio totale alla Arrigo Sacchi. C'è poi un'altra filosofia, quella del palla lunga e pedalare, lanciata da Franco Scoglio, applicata ai dilettanti, significa palloni alla San Fason, a Casaccia, a Bambera e alla Carlona, popolarmente intesa a De Muzzum. Infine ci sarebbe il tiki-taka. Sì, è quello che ultimamente vediamo nelle partite, anche in queste categorie. Intanto ora c'è stato un fallo per il Borgo Grecanico, è andato ad alzare un po' troppo la gamba
Ventimiglia nei confronti di Leonardi, l'arbitro ha tentennato un po', ma al secondo tentativo appunto di Ventimiglia di portare via la palla all'estremo difensore del Borgo Grecanico ha fischiato. Ora il Borgo si trova in attacco, la palla viene messa però in fallo laterale, si ripartirà non appena si rialza Placanica con Versace che batterà questo out e lo ha battuto verso Smaviglia. A te Domenico. Non è una partita facile perché a parte il tempaccio, perché Giove Pluvio, suo compare il mitico re dei venti, Eolo, hanno fatto le bizze oggi riversando acquazzoni dentro il catino del Maro Simone. Sì, è a tratti, piove diciamo a tratti proprio, nel senso che fa addirittura una tempesta d'acqua in 5 minuti, poi comincia a piovere piano piano o magari spunta anche il sole, però è un tempo strano, un tempo che influirà sicuramente su questo incontro, ha influito sul pubblico, siamo davvero pochissimo oggi qui a seguire questa partita. E niente, il terreno è scivoloso anche e quindi la palla magari qui, non dico che potremmo assistere alla saga degli errori o dei gollonzi, ma può sempre venire un errore o una svista da parte di qualcuno per questo terreno. Il freddo, la neve, l'acquazzone, il vento. Questi elementi atmosferici in qualche modo vanno a influire sulle partite, o no? Sì, è naturale che influiscono sulle partite e anche qui non è che lo troviamo sempre il maltempo, per fortuna è una delle cose buone ecco, che ci sono in questa zona, ma oggi è stato davvero inclemente. Ora in questo preciso istante non piove più, però ormai riesce a tenere il terreno di gioco, riesce a tenere, non è completamente inzuppato e non crea pozzanghere. Ma sarà dura anche per i calciatori stessi, perché possono anche scivolare, cadere e magari avere conseguenze anche fisiche. Sono volati i primi 10 minuti nel corso della prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, e sempre 0-0 fra il Borgo Grecanico e il Bianco. C'è ora un tiro alla San Fason, se non a Bambara, scagliato dalla media distanza senza nessuna pretesa, ma ancora insiste in avanti la squadra di casa con Obinna, mette il pallone a terra, osserva il piazzamento dei compagni, va in dribbling, perde palla, la guadagna Martino, la porge a Marino che non può raggiungerla nemmeno con il turbo di Usain Bolt. La palla quando tocca terra o erba artificiale, si fa per dire, ma acquista velocità e diventa praticamente incontrollabile. 10 minuti e 44 secondi, sempre 0-0. Sì, il possesso palla del Borgo Grecanico comunque è buono, è più che sufficiente fino a questo momento. Hanno tentato nell'azione precedente di farsi vedere Obinna e Marino assieme ad Annunziato Martino, ma la palla offerta da Martino a Marino è risultata, come ti dicevo, più veloce, perché è scivolata sul terreno di gioco, Marino non ha provato nemmeno a raggiungerla, non l'avrebbe assolutamente raggiunta. Bisogna tener conto quindi anche di questo, del tocco. Attenzione all'errore ora della difesa del Bianco con Versace, ma recupera poi nei confronti di Tripodi. Di Tripodi e riparte il Bianco, si fa vedere sulla sinistra d'Agostino, fermato da Tripodi Lorenzo. Obinna ora cerca di guardare un po' il gioco, offre ad Annunziato Martino che sbaglia il tocco verso Nucera e riparte il Bianco. Ma non è facile controllare il pallone, diventa viscido e incontrollabile, per questo Cormaci sta raccomandando ai suoi di giocare con la palla corta e bassa. Sì, e in effetti è così che bisogna giocarla per ora,
È ottimo l'inizio di partita da parte di questa sorpresa del giorno, cioè Lorenzo Tripodi. Fino a questo momento sta dimostrando di meritare il posto da titolare che gli ha offerto oggi mister Cormaci. Vediamo anche Mallimaci, ora sbaglia, gli viene messa la palla in fallo laterale. Palla bassa fino a questo momento, è giusto così. Nucera si impossessa del pallone, non scatta però il contropiede. Recupera ora Foti che lancia malissimo Marino, in effetti si lamenta un attimo, ma i due poi si capiscono. E la palla quindi ora al bianco. 13 minuti nel primo tempo al Saverio Spinella di merito Porto Salvo, siamo a una trentina di chilometri dal capoluogo Reggio Calabria. Nel campionato di prima categoria girone D Calabria è sempre 0-0. Sì, come hai ben detto, siamo al 13° minuto, sempre 0-0, cerca di imbastire qualche azione d'attacco il Borgo Grecanico Melitese. Ricordiamolo che il Borgo Grecanico Melitese è prima in classifica fino ad oggi, quindi è la squadra che deve fare la partita, per non dire il campionato, quindi sta cercando di tra virgolette sfondare in avanti con sia con Marino che con Obinna che con Annunziato Martino. Cercano di portarsi dietro qualche difensore avversario. Ora si trova sulla sinistra Tripodi Lorenzo, serve bene Nucera che lascia per Martino che fa partire un bellissimo tiro raso terra che viene bloccato dal portiere del bianco Cotroneo. Sì, un tiro dalla media distanza scoccato dal fuoriclasse Annunziato Tripodi. Si è, come diceva un cronista di vecchia data, scatapasciato in orizzontale Cotroneo, una vecchia conoscenza dei campi di gioco. Ora c'è un offside sul quale non sono d'accordo i giocatori ospiti, rimane imperterrito l'arbitro, per non dire che risponda come Rhett Butler a Rossella Oara, francamente me ne infischio. Sì, l'arbitro ha lasciato comunque naturalmente, cioè ha fischiato il fuorigioco e non ha assolutamente ascoltato le proteste degli avversari. Ora riconquista, cioè spazza un pallone Placanica del bianco, una possibile azione d'attacco del Borgo Grecanico. Ha una buona difesa fino a questo momento il bianco, la si sta vedendo anche qui oggi a Melito, lo ricordiamo, ecco, anche in base alla classifica che ha il bianco, che non sono poi così tanti i gol che ha subito, anzi sono addirittura solo 7, nonostante la sua classifica non sia delle migliori, è a qualche punto in meno rispetto a, voglio dire, al Borgo, ha solo 6 gol subiti, ma ne ha fatti soltanto 8. Quindi lo si vede comunque oggi che ha approntato una buona difesa. E intanto riparte il Borgo Grecanico con Tripodi Lorenzo. Il microfono ora a Domenico. È passato un quarto d'ora e le emozioni arrivano con il contagocce. Poco fa c'è stato un tiro di Tripodi di cui vi abbiamo dato contezza, che ha chiamato il portiere a una difficile parata. Questo vuol dire che la partita è sempre alla ricerca della svolta, della chiave di volta. Sì, le squadre non voglio dire che si studiano ancora, però quasi. Si vede Cormaci attento a vedere se i propri giocatori, i propri atleti fanno quello per i quali sono stati messi in campo. È molto nervoso fino ad ora. Certo, la fase di studio a questo punto dovrebbe essere passata, quindi bisognerebbe vedere qualche azione d'attacco in più. Non dimentichiamolo che comunque il Borgo Grecanico Melitese ha già tirato 2 volte in porta e una con Annunziato Martino poco fa ha portato ad una parata plateale del portiere del bianco, che lo ricordiamo è Cotroneo. E quindi il Borgo ci sta provando
di più rispetto al bianco. Attenzione a quest'altra azione d'attacco con Martino fermato da Commisso. A te Domenico. Ha superato la linea laterale destra del campo il pallone e l'arbitro decreta una rimessa laterale a favore dei padroni di casa quando sono passati 17 minuti e 30 secondi nel corso della prima frazione. Tocca il suo primo pallone mister Cormaci. Intervento arbitrale, c'è stata una trattenuta al limite dell'area. Cercano di guadagnare metri, centimetri. Sulla linea di battuta c'è Marino, ma tutto dipende dalla distanza della barriera, se sarà a 5 metri, 6 o a 9 come richiederebbe il regolamento. Questo lo vedremo. Invano Marino chiede all'arbitro di rettificare la distanza. Fiato sprecato, quelle saranno al massimo 6 metri. Saranno sì e no 6 metri con tutta la buona volontà. Ci prova Marino, ma il pallone sicuramente finirà addosso alla barriera a quella distanza oppure fuori. Questo discorso della distanza della barriera lo ribadiamo tutte le domeniche, l'abbiamo segnalato al presidente degli arbitri, non va bene la barriera a 5 metri, a 6, ne perde lo spettacolo. È una battaglia persa, come si suol dire, da tanti anni che la fai Domenico, ma è sempre così. E si può risolvere soltanto con quella bomboletta, ecco, spray, l'arbitro se vuole, gli arbitri la possono risolvere soltanto in quel modo. Tanto era importante anche comunque vedere che questa punizione calciata da Marino non ha avuto alcun effetto se non che una telefonata tra lui e Cotroneo, è stato proprio un passaggio si può dire al portiere, quindi è stata battuta male. È giusto quindi che il risultato rimanga sullo 0-0 ed ora c'è il primo calcio d'angolo per il bianco che in 20 minuti non si era ancora fatto vedere nella zona di Leonardi, quindi con questo calcio d'angolo che va a battere Ivanenko si appostano in 5 in aria del bianco, 2 sono fuori dall'area pronti ad approfittarne. In effetti la palla arriva ad Agostino che se la porta direttamente sul fondo, quindi si ripartirà con il Borgo Grecanico. Dopo ancora 20 minuti il bianco non ha tirato in porta. La gabbia di mister Frascà fino a questo momento ha funzionato, infatti la squadra di casa non è andata oltre un tiro o due al massimo, col contagocce proprio. Sì, i tiri in porta da parte del Borgo Grecanico che possono essere giudicati tali, sono stati soltanto 2 e la difesa del bianco è buona. Frascà è pure un ottimo allenatore, come dicevi ha giocato qui a Merito, qualche addetto ai lavori tra virgolette ha voluto anche fare qualche foto con la vecchia gloria della Melitese degli anni dell'eccellenza, gli anni 90, 80-90, gli anni di Spinella, quindi ha lasciato un ricordo importante. E tornando al tuo discorso, sì, imposta molto bene la sua difesa, ha subito pochi gol quest'anno, anche se siamo soltanto oggi all'ottava giornata, ma è sempre una squadra da rispettare. Questo è il bianco, è in media alta classifica, quindi se riuscisse a portare a bianco qualche punto da qui da Melito, il suo campionato potrebbe diventare veramente importante. Attenzione a Tripodi che si è fatto tutto il campo, poi viene fermato fallosamente. Con i dribbling è davvero bravo questo ragazzo, riesce a portare un calcio di punizione per il Borgo e si riprende con Leonardi che scaraventerà in avanti. Nel modulo tattico di mister Silvio Frascà stanno tutti dietro la linea della palla pronti alle ripartenze. Sì, giocano molto in effetti
sulle ripartenze, sfruttando la velocità di Morabito e di Ventimiglia. Giocano più con un 4-3-1-2, quasi come il Borgo Grecanico, mentre assistiamo anche all'arbitro Idonei Giovanni, che si fa rispettare andando un po' a redarguire Oppedisano, che forse si è lamentato di qualche intervento. Anche questo fa capire che l'importanza della gestione di una partita da parte degli arbitri è buona. Va in onda uno strano balletto per perdere tempo per una rimessa quasi un minuto. Eh sì, poi in definitiva si sono persi un bel po' di secondi, quasi un minuto come hai giustamente detto, per una rimessa è già troppo presto, e allora immagino cosa può accadere nel caso in cui serva nel secondo tempo. Siamo al 23esimo, calcio di punizione per il Borgo, che ha avuto maggiore possesso palla in percentuale, lo possiamo ben dire, sta cercando di fare la partita. Qui l'incontro non si infiamma, secondo me, fin quando non arriverà qualche marcatura. La gabbia, hai ben detto prima, di mister Frasca sta avendo i suoi frutti, sta dando i suoi frutti. Calcio di punizione, l'arbitro, vedi, li conta i passi, poi piano piano qualche passettino torna indietro. Qui Marino non credo che potrà mai tirare in porta, sono stato spesso un gufo nei suoi confronti, che ha segnato poi dalle punizioni, ma qui crosserà, ci sono pronti ad intervenire Mangiola, che non è nuovo ai gol, Martino Annunziato, e in effetti tira in porta e riesce Cotroneo a mettere in calcio d'angolo. Il Gollonzolo stava arrivando con un tiro da distanza cosmico siderale. La palla forse non sarebbe andata dentro, ma Cotroneo ha avuto paura, non ha visto bene che il palo non era poi così tanto lontano, l'ha comunque respinta in calcio d'angolo. Bella per Foti, limite, poi batti e ribatti nell'aria, sventa su tutti 20 miglia e riesce anche a farsi mettere la palla in fallo laterale il Bianco, quindi recupera questa buona occasione persa dal Borgo Grecanico. Vorrei sapere cosa ne pensi di questa tattica apparentemente prudente, abbottonata, per poi ripartire. E di queste ne abbiamo viste tante partite in questo modo, e spesso le squadre riescono, non dico a vincere, ma almeno a portare a casa un pari. Una tattica del genere può essere fruttuosa, perché se riescono a finire il primo tempo con un risultato sullo 0-0, poi si può, e hanno gli uomini per sfruttare il contropiede, quindi il Bianco può essere pericoloso. Il Borgo dovrebbe affrettare un po' le azioni, e cercare di portare qualche pericolo in più alla porta di Cotroneo, e per venire al vantaggio, se vuole naturalmente vincere questo incontro, come credo che sia naturale per Cormaci vincerle tutte, come ha detto prima. Ma non si vede fino a questo momento il Borgo di altre domeniche. Speriamo per i tifosi di Melito, i tifosi di Bianco sicuramente saranno contrari, di vedere qualcosa in più. Tutto dipende dall'avversario, se ti faccia giocare o meno. Fino a questo momento il Bianco ha guardato, tra virgolette, gli avversari molto bene. Marino non è che ha avuto tanto spazio, è ben controllato da Versace, da Placanica, da Maviglia. E poi c'è anche Siciliano, che gestisce un po' l'azione, e questo furetto d'Agostino sta anche giocando bene. E, voglio dire, fino a questo momento il Bianco non è naturalmente venuto a fare la vittima sacrificale qui a Melito, ma si sta dimostrando una squadra tosta, e ricorda molto questa partita, quella contro la 5 Frondese, molto, diciamo, abbastanza. Il 3-5-2 di Frasca fino a questo momento ottiene il risultato che si era prefisso. Sì, fino a questo momento sì.
però bisogna vedere ora se, attenzione all'attacco del bianco, viene fermato fallosamente Morabito da Tripodi Lorenzo, che recupera la sua posizione. Bisogna vedere come continuerà a gestire la partita Frascà, perché più che un 3-5-2 mi sembra un 4-3-2-1 quello del bianco. Vedo comunque spostarsi, fare su e giù per il campo Commisso, è quello che ora ha la palla, anzi la lascia addirittura a Placanica, che tira in porta proprio quasi a spazzare un tempo, il libero di un tempo spazzava il pallone in questo modo. Questa è un'azione sprecata per gli avversari, secondo me. 28 minuti, quasi mezz'ora nel corso della prima frazione di gioco, emozioni non se ne sono sentite, azioni irresistibili non se ne sono viste, solo qualche tiretto tra virgolette che non ha impensierito più di tanto proprio nessuno, una partita da 0-0. Sì, e intanto era Manganaro che cercava di farsi spazio tra la retroguardia, intanto è rimasto a terra Ventimiglia, Leonardi ha messo la palla in fallo laterale, Ventimiglia è a terra ma non credo abbia grossi problemi, anzi ora sta parlando con l'arbitro, forse si lamenta di qualche intervento falloso nei suoi confronti, si spiegano i due. Ma dicevamo che nell'azione precedente Manganaro si era impossessato di un bel pallone, cercava di impostare un'azione d'attacco e ho notato come hanno fatto movimento subito, si sono attivati sia Marino che Martino Annunziato, ma non è stato servito perché il terreno, che è viscido, ha fatto viaggiare ad una velocità superiore il pallone e Manganaro quindi ha sbagliato il tocco. Il bianco punta sulla difesa per fare bottino, un punto, due, magari tre. Sì, certo, il bianco è così. Il bianco ha, come ti ripeto, ha 8 gol fatti e 6 subiti, quindi è una squadra che ha tanti punti, è una squadra che ha vinto le partite di un gol e poi segnano tutti nel bianco. Possiamo anche, se vuoi, a breve comunicare anche la classifica dei marcatori sia del Borgo che del Bianco, anche per avere un'idea, ecco, perché il Borgo Grecanico comunque ha 18 punti fino ad oggi, con 6 vittorie ed una sola sconfitta, e ha segnato ben 15 gol e ne ha subiti 4, quindi ha una difesa migliore quella rispetto al Bianco, ma ha segnato molto di più, mentre il Bianco ha 8 gol fatti e 6 subiti e quindi è solo a 12 punti, quindi ha 6 punti in meno del Borgo Grecanico, avendo vinto 4 partite e pareggiate 3. La cosa che accomuna, ecco, le due squadre è lo 0 nella casella dei pareggi, ecco, nessuna delle due squadre ha mai pareggiato fino ad oggi. 30 e 15 secondi nel primo tempo, il risultato è sempre inchiodato sullo 0-0. Bobinna, il pallone a parere dell'arbitro, ma non nostro, il nostro però conta meno di niente. 31 minuti, sempre 0-0, sembra incollato, attenzione, perde palla. Cross sotto porta, non ci sono attaccanti. Uno strano fuorigioco fischiato dall'arbitro, c'è il mugugno degli hooligans e dei Warriors. Sì, è stato un fuorigioco di ritorno, ora l'arbitro è il pubblico che rumoreggia, ma lui va a prendersela con la panchina del Borgo, con Cormaggi, forse magari anche Cormaggi si sarà lamentato. Ma questo fuorigioco non mette d'accordo nessuno tra i sostenitori, forse in effetti qui l'arbitro ha sbagliato, chiamato credo un fuorigioco di rientro nei confronti di Annunziato Martino,
che è uno dei goleador del Borgo, il goleador in assoluto è Marino con 5 reti, poi ci sono Bruno Nucera e Obinna con 2. A te Domenico. 32 minuti e 20 secondi, attacca la formazione di casa, finta e doppia finta di Marino, fa fuori un paio di avversari, non si chiude il triangolo, ripartenza, ribatte Chewing Gum, mangiola, come i tifosi hanno ribattezzato il giocatore per i suoi interventi plastici ed elastici. Con tutta calma il portiere elude il possibile intervento di due. C'è stato ora un calcio nel vuoto. Si accendono gli animi. Attenzione, c'è stato un calcione, attenzione, partita che si infiamma improvvisamente per un calcione rifilato da un giocatore nei confronti da un giocatore avversario. Vedremo quali saranno le decisioni dell'arbitro. Accorrono un po' tutti, massaggiatori, allenatori, dirigenti, tutti in attesa di capire la decisione dell'arbitro che sta mettendo mano ai cartellini. Attenzione, momento topico dell'incontro, 34esimo del primo tempo, il gioco è fermo. C'è stato un intervento falloso che sarà sanzionato dall'arbitro con un cartellino. Andremo a vedere quale dei due cartellini verrà sventolato sotto gli occhi di chi. Intanto c'è un cartellino giallo sanzionato alla panchina locale. E siamo sempre in attesa di conoscere il fallo, come verrà sanzionato, cartellino giallo o rosso. Mi sa tanto che nessuno dei due cartellini verrà estratto per quel fallaccio da espulsione, mentre è stato invece combinato un incredibile ma vero. I francesi dicono jamais raconter sa vie à des gens qui n'écoutent pas. Sì, si sono accesi improvvisamente gli animi con qualche intervento abbastanza duro, rude, ecco, dei giocatori del bianco. Placani che abbiamo visto tra gli altri, poi c'era anche D'Agostino con Manganaro, con Nucera, ecco, si sono un po' accesi gli animi, ma è ritornata la calma, se così si può dire, al 35esimo, e questo ne può approfittare. Nucera era da solo ma era fuori gioco, ha fischiato l'arbitro, il signor Idone Giovanni Luca di Reggio Calabria, il quale ha alzato un bel paio di cartelli nonostante ci sia poco pubblico. Però io devo essere sincero, ci è messo qualcuno davanti e non ho visto chi ha ammonito dalla panchina del Borgo. Sono accesi un po' gli animi, la partita era quasi ci stava facendo addormentare negli ultimi 5 minuti, invece ora si è accesa per questi interventi. D'Agostino commette un fallo nei confronti di Tripò di Lorenzo, si riprende con il Borgo che prova ad imbastire un'azione d'attacco con Mallimaggi. ...36 minuti e 30 secondi nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, è sempre 0-0, una partita da pareggio almeno fino a questo momento, poi non abbiamo la sfera magica davanti. Sì, per ora diciamo non possiamo nemmeno dare
ai punti, come si usa nella box, un vantaggio ad uno o all'altra. Possiamo soltanto commentare una maggiore propensione ad azioni d'attacco del Borgo rispetto al bianco, un Borgo che ha provato in qualche occasione ma senza strafare, ecco, ha una superiorità sicuramente di possesso palla, ma nulla di che. Volevo ora commentare questa importante occasione con Marino, che è stato messo a terra e ora può battere questo calcio di punizione alla sinistra, è pronto a scodellare in aria o a provare a tirare, prova, il tiro va a finire dalla parte di Obinna, ma era troppo forte, la palla sul fuori, ecco, deve essere rimessa dal bianco. Troppo presto per perdere tempo per il bianco, però credo che sia troppo presto. Cotroneo non si è interessato affatto di prendere questo pallone che arrivava da Obinna, lo fa in questo momento e si riparte con Versace. Una vecchia volpe dei campi di gioco che sa come gestire i frangenti più interessanti e più importanti, comunque quelli più pericolosi. E anche questo è assodato, sì, anche se io credo che, torno a ripetere, deve fare una ripetizione, non si può cominciare già dal 38esimo minuto del primo tempo a perdicchiare tempo, ecco, magari lo si fa dopo. Il risultato è comunque ancora sullo 0-0, chissà che questa partita non sia stata studiata tutta a tavolino da mister Frasca e capisce che è importante magari per i suoi psicologicamente anche portarli alla fine del primo tempo in un risultato di parità per poi provare il tutto per tutto magari con il golletto di contropiede, mentre il Borgo ne proverà tutte magari per segnare, perché gioca in casa, perché è prima in classifica, perché è importante la vittoria, ecco, è un insieme di tante cose. E poi conteranno pure il terreno di gioco e conterà, credo, anche il pit stop. 39-10 secondi, sempre 0-0, attacca il Borgo Greganico Melitese per completare il titolo. Vai con Liscio. Attenzione, aggancia Tripodi in qualche modo, Mangiola dialoga con Isidoro Leonardi, gioco di prestigio, ma attenzione, Obinna va al tiro, ribatte la difesa, ancora Obinna, va al tiro, Obinna sfiora con le mani, ma non tocca, un tiro destinato all'angolo, però il portiere era ben piazzato sulla traiettoria. Bella azione questa di Obinna, che si è portato avanti di qualche metro la palla, quasi proprio fuori della linea dell'area, poi ha scoccato un destro insidiosissimo, la palla si vedeva a vista d'occhio, ecco, naturalmente che sarebbe finita fuori, ci ha provato Cotroneo a distendersi ma non ci sarebbe mai e poi mai arrivato, ma la mira era sbagliata. Quindi potremmo contare anche questa come azione d'attacco del Borgo, non stratosferica, però sono già tre le volte che il Borgo prova a tirare verso la porta difesa da Cotroneo e ad impegnare il portiere dei bianco-blu, che intanto ora si trovano in attacco. Oppedisano verso D'Agostino, da questi a Commisso. Commisso dialoga con Ventimiglia, che cercano di impostare dal centrocampo un'azione. Ventimiglia fa un bel balletto, riescono con vari passaggi. Ecco il famoso tiki-taka, riesce a recuperare ora Commisso, a lanciare verso Morabito, limite dell'area, fermato. Encomiabile oggi Tripodi Lorenzo, ha approcciato, ripeto, bene l'incontro. Rincorre il pallone Foti, Tripodi Lorenzo anticipa tutti, sempre un batte e ribatti, un ping pong sembra, attenzione all'attacco ora di D'Agostino, fermato da Tripodi Lorenzo in maniera eccezionale, bravo fino ad ora il numero 31 del
Borgo Grecanico, oggi in questa maglia fosforescente. La ragnatela stesa a centrocampo da mister Silvio Frasca sta dando risultati favolosi. Sì, sta dando risultati favolosi e vedi come anche ad esempio Marino viene raddoppiato nelle marcature, anzi in questo momento che il suo diretto marcatore non c'era, Versace è andato a contrastarlo efficacemente, Maviglia. Marino è in grosse difficoltà dalla parte sinistra del campo, non riesce a trovare spazi, ma di Ciccio Bomber bisogna avere sempre e sempre paura. Quando siamo ormai al 42esimo deve rimettere la palla in gioco il bianco, l'arbitro chiede qualche secondo per allacciarsi le scarpe, si ripartirà con questo lancio sicuramente in avanti di Cotroneo. Quoque tu brute filimi. Sì Domenico, queste sono delle parole degli antichi latini, ecco, che fanno veramente, danno il senso della situazione. Attenzione che rimane a terra ora un giocatore del bianco, qualche altro minuto si perde, siamo già al 43esimo minuto, rimane a terra mi pare Versace e quindi non entra nessuno. Giochi di prestigio di vecchia data che conosciamo molto bene, significa spezzare l'azione, spezzare il ritmo e affidarsi al caso. Magari si sarà anche fatto male, ma fin quando l'arbitro non ha chiamato la panchina, il massaggiatore, ecco, ora entra in campo con il ghiaccio espresso, non so quanto potrà fare bene ora. No, scherzi a parte, va per essere medicato, ecco, il giocatore del bianco che rimane a terra si tiene comunque la gamba e il volto, vediamo se farà effetto questa bomboletta spray che negli anni in cui abbiamo visitato i campi di calcio ha fatto spesso miracoli. Sono ben numerosi, poi li possiamo vedere e rivedere alla moviola, i casi di giocatori finiti a terra nei momenti critici dell'azione. Eh sì, potresti citare tutti quei film di cui sei un amante per poter dare l'idea in effetti delle spesso senza nulla togliere, però non possiamo mai e poi mai giudicare, ecco, perché magari qualche volta può succedere veramente il caso brutto, ecco, e non ci accorgiamo, ma i calciatori ormai in queste categorie sono degli esperti in materia, ecco, sì, su questo hai pienamente ragione. 45esimo del primo tempo è l'ora di tracciare un primo sommario bilancio di questo primo scorcio. Possiamo tracciare un bilancio dicendo supremazia territoriale in questo primo tempo da parte del Borgo, una supremazia anche sotto l'aspetto del possesso palla, qualche azione di attacco con almeno due tiri importanti scoccati verso la porta del portiere del bianco, che appunto è Cotroneo, scusa, non mi veniva in mente, nulla da fare per il Borgo che non sta però strabiliando i pochi eroi che sono venuti a vedere questo incontro. Io lo dico per l'ennesima volta, non si può stare a Melito Portosalvo in un campo così ben... si finisce nel nulla l'azione di Obinna, in un campo, in un terreno di gioco così bello e con una tribuna abbastanza importante come questa, senza una copertura che c'era, poi non lo so il motivo per il quale è stata tolta, ma servirebbe immediatamente una battaglia per farla rimettere, perché davvero così non si può andare avanti, ecco, almeno queste cose nel 2020 le dovremmo avere. Questa è una battaglia perduta in partenza come quella dei 9 metri e 15. Mi auguro proprio di no, perché dobbiamo essere comunque positivi, dobbiamo pensare al bene
al bene comune, perché una tribuna in uno stadio, che cosa vuoi che sia? È un bene comune, non credo che, cioè, ci sarebbe davvero da mettersi le mani ai capelli se non si riuscisse nemmeno a poter impostare le carte per fare una copertura in questo impianto. Dai, ma stiamo scherzando? Nel 2020 la gente fanno, l'altra volta in Cina ho visto che costruiscono le stazioni in 4 giorni. Hai l'occasione, non facciamo meteorologia, ma hai l'occasione di misurare la distanza. Sì, e ora vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passi li ha contati, 10, 11 addirittura ne ha contati. I passi dell'arbitro, che sono dei mezzo metro, poi si recupera qualche centimetro, anzi no, sono rimasti. Ecco, insomma, stavolta qualche cosa in più c'è. Ultimissima azione, siamo già a 2 minuti dopo, però l'incontro si era un po' fermato quando c'è stato quel parapiglia. Marino direttamente in porta, alta la palla, nulla da fare, mi sa che l'arbitro fischierà. In effetti al 48esimo fischia la fine, 0-0, Borgo Greganico Medetese Bianco, fine del primo tempo. Un primo tempo assolutamente noioso e monotono, non si è giocato al calcio, d'altronde il terreno di gioco è in precarie condizioni per l'imperversare di Sua Maestà Giove e Eolo, re, mitico re dei venti. Poche le azioni da rete, 0 per gli ospiti e 1 o 2 per i padroni di casa. Ha diretto il signor Giovanni Luca Idone di Reggio Calabria. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.